Gli ingredienti della seconda ricetta sono agar agar, pepe nero, rucola, succo di limone, noci, sale, curcuma, feta, rapa rossa, patate lesse, olio extravergine d'oliva. Per la nostra seconda ricetta partiamo dalle patate lesse. E le spelliamo. Una volta spellate aggiungiamo succo di limone, sale, poco ovviamente, pepe e curcuma. Aggiungiamo anche poca acqua di cottura delle patate lesse. Una volta aggiunti tutti gli ingredienti, prendiamo un frullatore immersione e frulliamo le patate. Di questa salsa è molto importante la consistenza. La consistenza deve essere simile a quella di una maionese. Una volta frullata per bene, aggiungiamo un pizzico di agar agar. E frulliamo nuovamente. Una volta frullata per bene e resa della stessa consistenza della maionese, la mettiamo all'interno di un sacco da pasticceria e la lasciamo riposare in frigorifero. Una volta fredda sarà pronta per essere utilizzata. Procediamo con le rape rosse. Qui abbiamo due opzioni: o utilizzare le rape già lessate come in questo caso, o se no partire da una rapa fresca. È molto importante, se utilizziamo una rapa fresca, lessarla con tutta la buccia. Più o meno la cottura media di una rapa sono dai 10 ai 15 minuti. Altro passaggio molto fondamentale: prima di essere tagliata va freddata per bene, quindi va lasciata riposare anche in frigorifero per almeno mezz'ora. Una volta fredda la rapa si sbuccia e si taglia a fettine sottili, quindi a rondelle. Dopodiché, tagliate molto finemente, vengono stese sopra un foglio da carta da forno in questo modo, quindi a file di tre. Facciamo queste file di tre e le rendiamo simili a un carpaccio di bresaola. Una volta fatto questo strato di rape, lo lasciamo riposare anche questo a temperatura ambiente per qualche minuto. Nel frattempo andiamo a preparare il ripieno della nostra crepe. Iniziamo. Abbiamo bisogno di feta, rucola, noci, olio extravergine, pepe. Tritiamo leggermente. Noci, anche queste tritate. E la feta, anche questa ovviamente tritata. Una volta messi tutti gli ingredienti nella bulla, aggiungiamo un pizzico di pepe e mescoliamo per bene. Mescolato per bene il tutto, riprendiamo le nostre rape, le adagiamo sul tagliere e iniziamo a comporre la nostra crespella. Quindi rifiliamo i lati.
mettiamo il ripieno su tutta la superficie. E chiudiamo la nostra crespella in quattro. Guardate che qua è fuoriuscita. Aspetta. Adesso la nostra crespella è pronta e siamo pronti per impiattare. E completiamo realizzando una piccola insalatina di rucola, noci frantumate, un pizzico di pepe, un pizzico di sale e un giro di olio extravergine d'oliva. Mettiamo la rucola sopra la nostra crespella e completiamo il piatto con la nostra salsa di patate e curcuma. E il nostro secondo piatto è pronto. La scelta della rapa rossa o barbabietola per creare queste crespelle è assolutamente indicatissima per i pazienti che soffrono sia di diabete sia di ipertensione, perché la barbabietola, essendo ricca in nitrati, è in grado di aumentare la quantità di ossido nitrico nel sangue, che ha uno spiccato effetto di vasodilatazione, di conseguenza la pressione si può abbassare. La salsa è stata fatta con le patate lesse, che comunque rimangono in un'ottica di un piatto globalmente a bassissimo tenore di carboidrati, quindi molto adatto ai pazienti diabetici. E nella salsa ci sono anche limone, curcuma e ovviamente l'olio extravergine d'oliva. Il limone ci porta antiossidanti e vitamina C. La curcuma è una spezia molto preziosa, ha note capacità antinfiammatorie, ma anche a certi dosaggi un effetto di vasodilatazione anch'essa. E infine l'olio extravergine di oliva ci arricchisce il piatto di acidi grassi insaturi, in questo caso monoinsaturi, in quanto la sua componente principale è l'acido oleico.
Venendo al ripieno della crespella, abbiamo le proteine magre della feta, che con la sua sapidità ci permette di ridurre il ricorso all'utilizzo di sale nel piatto, e la rucola, che è ricca di micronutrienti e fibre, come tutti gli ortaggi che devono arricchire le nostre pietanze, e le noci, che ci danno un ulteriore apporto di acidi grassi insaturi, in questo caso poliinsaturi, gli omega 6 e omega 3, che hanno uno spiccato effetto di cardioprotezione.